Da nord a sud, molte le aree a rischio inondazione individuate in Italia. Quale impatto e quanto è importante la prevenzione? L'impatto può essere anche molto significativo, come purtroppo abbiamo visto nelle vicende dello scorso autunno. E quindi è assolutamente importante non, diciamo, aspettare in maniera fatalistica questi eventi, ma capire come dobbiamo riprogettare aree specifiche, come dobbiamo muoverci per tutelarle, e questo al di là poi del discorso più generale della prevenzione del cambiamento climatico, dell'attenzione a questi aspetti più generali, ma anche a livello specifico locale ci sono delle azioni che possono essere fatte. Se le facciamo prima e le facciamo in maniera intelligente e strutturata, questo ci può aiutare a affrontare queste tematiche. Oggi la firma di un protocollo d'intesa con Confcommercio per lo sviluppo sostenibile. Di cosa si tratta? Si tratta di lavorare, se vuole, sulla parte più generale che le dicevo prima. Cioè c'è una maggiore sensibilità ambientale diffusa. Dobbiamo fare ancora molto per aumentarla, ma poi ci sono atti concreti rispetto alle quali ci possiamo muovere. Ogni impresa, anche un'impresa commerciale, anche la più asettica, voglio dire, in realtà ha un impatto sull'ambiente. Allora, se noi costruiamo insieme le modalità, penso al tema dell'economia circolare, penso al tema della valorizzazione di quelle che sono, che oggi sono rifiuti e sono un problema, che un domani possono diventare risorse, questo va fatto. E se lo facciamo insieme tra un ente di ricerca pubblico e la più importante associazione che rappresenta le imprese del settore, credo che sia un passo in avanti significativo.